A 10 anni dalla loro dissoluzione, la boy band americana O-Town ritorna. Il gruppo, che era sorto nel 2000 sulla ribalta del reality show di ABC Making the Band, ha diffuso il nuovo singolo Skydive, che farà parte del terzo album in studio. Questa volta la tempistica ha funzionato, abbiamo cercato di incidere in un paio d'anni, ma Dan ha avuto un bambino, Jacob era a Nashville, c'erano dei contrattempi, alla fine però ci siamo consultati col nostro agente, le cose hanno funzionato. Insomma, tutto a posto, ed è stato fantastico questa volta. Va detto che il primo album intitolato come la band, nonché uscito nel 2001, aveva venduto 1,7 milioni di copie. I suoi due singoli, Liquid Dreams e All or Nothing, si erano posizionati in testa alle top 10 d'America e d'Inghilterra. Poi nel 2003 la fine dell'avventura. Penso che ognuno di noi viene da una sua preparazione, chi ha ottenuto una formazione come manager, Jacob nel business, altri sono laureati, Trevor è rimasto l'uomo macchina, io ho scritto molte canzoni, ho operato dietro le quinte, quindi ognuno ha infuso i suoi talenti nel progetto e il progetto si presenta così. Questa è la vera evoluzione. Col nuovo singolo, gli O-Town stanno riguadagnando i loro vecchi fan e la prospettiva è quella della distribuzione del loro album in fieri, Lines and Circles, che dovrebbe apparire già in estate.